benissimo, credo che questo non abbia bisogno di presentazioni. È anche molto importante quello che stiamo per presentare, cioè uno dei film più importanti che la Film Commission e FIP, cioè il sistema cinema produttivo piemontese, ha tirato sul nostro territorio. È un film a cui teniamo molto per tanti motivi, perché la Indigo di Francesca Cima e di Nicola Giuliano è qui presente, e vicino a lui c'è Cecilia Barbarano per il cinema, scusa, volevo essere sicuro che fosse davvero tu, perché la Indigo è al quarto film che gira in Piemonte. Hanno già girato Il Divo, La Doppia Ora e Il Gioiellino, quindi questo è il quarto film che girano dalle nostre parti. Considerazioni anche perché siamo talmente in tanti a parlare, perché i protagonisti sono i nostri ospiti. Io sono intanto felice di dare loro il benvenuto a Torino, in Piemonte, proprio in questi giorni, questa piacevolissima coincidenza rispetto a chi sceglie di non venire invece che sceglie di tornare, quindi con ancora più piacere e soddisfazione dico tutti loro benvenuti. Mi faceva piacere essere qui quest'oggi alla Reggia di Venaria, perché noi in questi ultimi anni abbiamo cercato di far conoscere e rendere la Reggia un contenitore il più possibile contemporaneo, un contenitore aperto a tantissime iniziative, tanti eventi, come dire, anche al di là di quelle che sono le finalità, diciamo, di carattere istituzionale. Ed è straordinario poter rendere la Reggia un set cinematografico. Sì, è la storia di un pescatore di un paesino di montagna che per puro caso, per un caso strano del destino, diventa presidente della Repubblica Italiana. Cosa è tecnicamente possibile, chiunque abbia 50 anni, sia cittadino italiano incensurato, può essere eletto Presidente della Repubblica. E capita Claudio Bisi, che appunto è assolutamente inadeguato al ruolo, però ha una caratteristica, è una brava persona, e comincia a fare una serie di cose, sono un po' dei pasticci, un po' delle cose sensate, e comincia a incontrare seguito e apprezzamento nel paese per quello che fa. C'è qualcuno che vuole mettere i bastoni fra le ruote, c'è qualcuno che cerca di fargli rispettare rigidamente il protocollo istituzionale al quale dovrebbe attenersi, che è l'assistente del segretario generale, cioè Cascia. E fra i due, a un certo punto, la relazione è piuttosto conflittuale e nasce una un po' meno conflittuale. Anzi, sarebbe stato estremamente affascinante girare in Piazza Castello, perché tra l'altro quella piazza è meravigliosa, però sei di vicino, sei in Palazzo Reale, quindi... Non solo, ti aggiungo, possiamo... Grazie a tutti, come sempre. Come sempre. Come sempre. c'era anche, ci sembra un letto baldacchino, letto presidenziale, ce l'ho, abbiamo girato, stiamo girando questi giorni il Palazzo Carignano, pare così mi hanno detto che fosse il letto di Cavour, così mi hanno detto. Racconto un aneddoto. Se rimane tra di noi. No, allora, ovviamente noi siamo rispettosi di tutto perché sono beni importanti. Quindi in questi giorni, perché oggi eravamo lì a Palazzo Carignano, che forse conoscete dentro, c'è questa stanza, questo letto baldacchino, e c'è la cena camera da letto, mia, del presidente. C'era questa cena l'altra sera che ha girato. La prima sera in cui arrivo lì, quindi prendo coscienza, il regista mi dice, poi prova a letto, tipo, io sono, ripeto, come se lui ho pescato uno che è improbabilissimo, non è né un politico, uno che cacca lì per caso, ma è stato a Roma, quindi quando giriamo a Roma agli esterni, sarà, penso, entusiasta di quelle cose che vedrà, e lì in quel caso dice, prova a letto, dice, saltaci solo, mi suggerisce Riccardo Milani, no, non mi ricordo mai, io gli dico, c'era la signora, non so il nome, la sovrintendente, quella lì, che ogni sedia diceva questa vita molto grande, che erano tutti in piedi da ore e ore, e lui mi dice saltare sul letto, dico, ma sei sicuro? No, dice, il letto è nostro, vabbè. Salto sul letto, ci diamo questa cosa, poi lui non dà quasi mai lo stop, e io dovevo, poi non so se monterà nel film, perché io ho fatto,
certo, non so se ci sono i diritti per questa musica. Billy Body, chi si ricorda Billy Body con i capelli che facevo così con le mani, fanno quel piccolo. E poi al terzo Billy Body Boom vedo baldacchino, questa tenda rossa con le cose ori, attacco, fram, viene giù tutta cosa. Sorprendentemente è svenuta, perché il letto, cioè, era nostro, ma il baldacchino era di Cavour, quindi non scrivete che ho tirato giù la tenda, anche perché l'abbiamo rimessa di sopra pochi anni. L'unico danno che abbiamo fatto fino adesso è Torino. Fino adesso? In assoluto. Semplicemente, seguendo quello che diceva il buon Claudio Bisio, ringraziare la sovrintendenza per aver dato Palazzo Carignano, no? Per chi... E non avermi arrestato, però. Ecco, quello beh, no, perché spero che non se la prendano con me domani, ecco, se quello. Le location quindi sono Palazzo Carignano, come ha detto Claudio Bisio, Palazzo Reale, sempre grazie all'interessamento anche ovviamente della sovrintendenza, Archivio di Stato, soprattutto Reggia di Veneria, e anche in questo caso qua la collaborazione prosegue con la Reggia, ma questo film è sicuramente, come dire, la ciliegina sulla collaborazione che abbiamo avuto, grazie ovviamente anche ai buoni interventi dell'assessorato e ovviamente dell'assessore Coppola in primis, e il paesino, vediamo se interrogo Claudio Bisio, il paesino dov'è? Cesana Torinese, Sause. No, ci sei quasi, però è Sause di Cesana. Si chiama Sause di Cesana il paesino, e anche in questo caso voglio ringraziare il comune di Sestriere che ci ha aiutato, e sapete che con il paesino Sause di Cesana esiste, è vero, sì. E nascono, come anche sa Cecilia Balmarani, Film Commission Montane, i cugini di Val d'Aosta. Noi fortunatamente abbiamo un ottimo sindaco di Sestriere, quindi siamo come dire, concorrenziali, anche perché la Montana ce l'abbiamo e abbiamo un sindaco che ci crede, anche come anche in questo caso. E un appunto rapidissimo, perché i protagonisti sono loro, io reputo questo uno dei film più interessanti su cui abbiamo lavorato finanziariamente, perché per i meriti della produzione, perché Nicola Giuliano secondo me è un produttore con la T maiuscola, perché per poter produrre Francesca Cima e Francesca Cima e Carlo Attaccadore, logicamente io mi sono rapportato principalmente con lui per un motivo, perché rapportarsi con il fondo chiedendo un finanziamento, chiedendo di sostenerlo e di rischiare, perché noi alla fine entriamo con un capitale a rischio, se non si possiede il film, se non si ha paternità produttiva, se il produttore stesso non rischia, non ha disponibilità di cedere in parte di un finanziamento anche delle quote. Quindi questo non è una cosa facile da trovare oggi in Italia. Io reputo che Nicola rappresenta il meglio delle produzioni che sono presenti nel mercato italiano in questo momento, e credo che il fatto che siamo riusciti a portarlo qui debba anche molto alla sua paternità, sua e dei suoi soci nei confronti anche del coproduttore, e il fatto di, avendo delle quote, essere riuscito a cederle e quindi metterci nella condizione di investire, sapendo che portiamo anche fortuna, perché il film che adesso in sala è venuto al mondo sta andando molto bene, quindi anche siamo scaramanti, siamo convinti, incrociamo tutti le dita che anche questo investimento porterà del bene. È un piacere lavorare con loro, da tanti anni lavoriamo e collaboriamo insieme. No, la prima volta che Nicola e io ci troviamo impegnati insieme, quindi è divertente. Questo film ci abbiamo messo un po' a costruirlo, pezzo pezzo, paso a paso, alla fine ci siamo arrivati. A Torino girano tanti film e noi quando veniamo fanno ancora a Torino, poi ogni volta che veniamo devo dire che invece è tutto facile. Grazie, perché è bello e facile. Grazie Cecilia. Ma l'idea è di Nicola Giuliano e di Fabio Bonifacio, che è tutto il film. Quando Claudio me l'ha proposto, prima o poi Nicola e Fabio, insomma gli altri, diciamo che mi sono appassionato al progetto per un motivo, perché mi sembra che sia il tentativo di fare un film che non si accodi all'antipolitica. Credo ci sia una politica peggiore che spesso nasconde appunto la politica migliore, quella a cui si dovrebbe fare riferimento. Questo è il motivo per cui diciamo ho sposato il progetto da subito. Oltre al giardino con Peter Sellers ti abbia ispirato in qualche maniera? No, io
penso anche che la cosa peggiore per chi fa un film sia quella di ispirarsi a qualcosa o a qualcuno. Io penso che si debbano fare i film in maniera rispettosa di tutto il meglio che c'è stato prima, ma anche cercando di avere un percorso così autonomo, originale. Poi, e penso che spesso gli omaggi siano una cosa peggiore che uno possa fare anche alle cose che ha avuto, no, non ci sono riferimenti particolari. Poi è ovvio che vengono istintivi perché ci sono altri esempi di film insomma, che hanno seguito un po' un percorso analogo, ecco, però non li ho come riferimento e non li prendo come riferimento, li apprezzo come spettatore. Tra l'altro lei ha un passato completamente opposto di quello che poi effettivamente ha deciso di fare nella vita. E questa cosa crea anche un bellissimo contrasto, e dove poi insomma durante la storia si scoprirà il perché e come. E penso che è stata anche insomma, molto geniale come idea di mettere questi due personaggi così diversi a confronto e farli diventare una coppia, per così dire. Perché veramente da lì nascono tantissimi episodi che poi davvero già la sceneggiatura era molto avvincente. Poi quando arriviamo a girare le scene effettivamente insomma, ci vengono in mente ancora altre idee e anche le piccole cose che già erano divertenti diventano ancora di più di quello che era all'inizio. Non parlo molto, si è capito.